Cronache bestiali, una trasmissione realizzata con il contributo di Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, in via Corinti Corinto a Castiglion Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, l'ecografia, la chirurgia, ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate. Per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglion Fiorentino, con telefono 0575 658484 per le urgenze 335 60 25 371. Toelettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toelettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toelettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toelettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toelettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo. Benvenuti alla prima puntata della seconda stagione di Cronache Bestiali, il nostro spazio interamente dedicato al mondo degli animali. Come sempre parleremo di salute ed educazione, ma andremo anche a conoscere il mondo della toelettatura e ovviamente non mancheranno gli amici a quattro zampe in cerca di famiglia. Ecco, l'estate si è conclusa, siamo in compagnia del dottor Alberto Brandi, è stata una lunga estate di abbandoni purtroppo. Quanti gattini sono arrivati qui da voi? Allora, da noi sono arrivati circa 250 gattini e abbiamo fatto proprio un censimento quest'anno perché eravamo curiosi di sapere quanti alla fine trovavamo, che numero trovavamo per sistemarli, e quindi li abbiamo proprio censiti. E sono 258 in totale di gattini che abbiamo preso, curato e sistemato. Ecco, infatti fortunatamente tutti sono riusciti a trovare una famiglia. Sì, l'ultimo proprio questa mattina, e quindi siamo stati molto contenti, anche se poi in alcuni casi ci sono stati anche purtroppo malattie o parassiti che hanno un po' anche reso più dolorosa qualche adozione. Ecco, i gattini adesso sono stati tutti adottati, ma ne è nata l'esigenza di creare una vera e propria stanza dei gattini. Cos'è la stanza dei gattini? Allora, questa esigenza è nata proprio da quello che ti ho detto prima, cioè in questo momento noi parcheggiavamo i gatti nel nostro ricovero e questo a volte ha portato proprio a dei problemi, perché purtroppo i gattini abbandonati non sono tutti sani. Quindi è nata questa esigenza di creare un piccolo spazio dentro l'ambulatorio dedicato proprio ai gattini abbandonati. Stiamo allestendo questa stanza con dei ricoveri chiaramente ad hoc, per cui molto più grandi, molto più funzionali, che possano anche servire a dare l'ospitalità a questi gatti per più giorni, perché altrimenti le gabbie da ricovero sono molto piccole. E appunto stiamo in questi giorni allestendo questa stanza e tra poco sarà pronta probabilmente per la nuova stagione. Questo però, ecco, non deve essere un alibi per dire portiamo tutti i gatti dal Brandi, perché sennò qua ci riempiamo, insomma. Però
questo serve per facilitare noi e facilitare anche la vita di questi animali, perché alla fine poi ci dà soddisfazione vederli sistemati bene. Voi siete fatti carico quindi insomma delle cure di questi gattini nel corso di tutta l'estate e lo farete nuovamente allestendo questa stanza come privati? Certo, è una cosa che la facciamo da privati con l'aiuto di tutti quelli che ci vorranno dare una mano. E purtroppo non esiste per i gatti un qualcosa di pubblico, per cui chi si deve prendere cura di questi animali lo deve fare frugandosi in tasca. Lo trovo profondamente ingiusto perché alla fine il gatto è un animale domestico, ma per la legge non si sa in che categoria è. Ci sono aiuti per i cani, ci sono aiuti per gli animali selvatici, però per i gatti non c'è niente. Per cui chi se ne deve occupare, che sia io, che sia altre diciamo, associazioni, lo fa sempre con donazioni di privati. Però ricordiamolo ancora una volta, il fenomeno del randagismo può essere combattuto, insomma di armi ce ne sono. Certo, le armi sono la sterilizzazione. Il problema è che da noi forse è ancora più sentita questa cosa, diciamo, essendo una città che poi gravita nelle campagne. Perché magari nelle grandi città forse il problema randagismo è leggermente minore. Tanto che a volte ci vengono a chiedere dei gattini proprio da lontano perché non li trovano. E sicuramente la sterilizzazione è l'arma che deve servire per limitare la nascita di tutti questi gatti che poi vengono abbandonati anche in età assurde, perché io lo dico sempre, abbandonare dei gattini a una settimana di vita, 15 giorni di vita, non ha senso, perché comporta per chi li trova delle spese di tempo, di denaro e a volte anche degli insuccessi, che invece se stessero con la mamma per altri 20 giorni e poi ce li portano, magari tutti questi problemi non ci sarebbero. Quindi il mio invito è alla sterilizzazione. Se proprio non volete sterilizzare i gatti, non li abbandonate quando sono piccolissimi. Bentornati, siamo nuovamente in compagnia di Simone Grotti oggi per parlare dei processi mentali del cane, ossia come il nostro amico a quattro zampe si approccia al mondo e come lo conosce, ecco, in che modo? Allora, dobbiamo, per capirlo bene, dobbiamo parlare un pochettino di tutto quello che è la psiche del cane, ok? Noi esseri umani ragioniamo per ipotesi, quindi creiamo dei complessi ragionamenti logici e arriviamo a delle conclusioni. Il cane invece è molto più istintivo, non ha questa capacità di pensiero, quindi ragiona su degli schemi ben precisi, cioè lo schema appetitivo, consumativo e risolutivo, e attraverso questi schemi conosce tutto quello che lo circonda. Va bene, nello schema appetitivo il cane si interessa a qualcosa, quindi prende appetito nei confronti di uno stimolo che può essere di qualsiasi tipo, non è detto che... Nello schema consumativo il cane fa tutto ciò che deve per risolvere questo suo appetito, per consumarlo. Lo schema risolutivo è lo schema finale in cui il cane ha conosciuto, ha assimilato, ha preso le informazioni da quello che lo circonda e ha immagazzinato. Attraverso queste tre fasi di schema, questi tre schemi, il cane conosce tutto ciò che lo circonda. Quindi conosce l'odore delle piante, l'odore dell'erba, il colore, la persona, gli altri cani, tutto quanto la sua comunicazione passa attraverso questi schemi. Sono schemi molto rapidi, molto veloci, per questo si dice che il cane conosce tutto per associazione. Dato che conosce tutto per associazione, le associazioni dopo diventano positive, negative e influenti. L'odore dell'erba gli resta tendenzialmente ininfluente, l'odore del cibo gli resta un'associazione positiva,
altre tipologie, tipo l'odore del limone tendenzialmente rimane negativo o comunque poco piacevole, qualsiasi altra cosa negativa, anche il non riuscire a ottenere una pallina, rimane in associazione. Attraverso questi schemi mentali noi lavoriamo in addestramento, possiamo andare a costruire comportamenti più o meno complessi, possiamo fare tutto ciò che ci serve per recuperare un cane. Fondamentalmente si lavora anticipando. Cosa vuol dire anticipare? Io so che gli schemi mentali sono tre: appetitivo, consumativo e risolutivo. Io anticipo. In addestramento si crea uno schema che non esiste in realtà nel cane, che è il preappetitivo. Io lavoro lì, quindi sono io che fornisco un interesse al cane. Fornendo io un interesse al cane, quindi alimentando il suo appetito, io posso pilotare il comportamento in diversi modi. Questo è anche l'unico modo per riuscire a comunicare con un cane? Essendo questo il modo in cui il cane conosce, si relaziona, sì. Perché? Perché comunque sia, è quello il suo processo di pensiero. Io e te entriamo in relazione come? Ragionando per ipotesi, comunicando in un certo modo, e sono tutte quante cose che abbiamo imparato prima. Il cane crescendo le impara, ed è quello il suo modo di conoscere, di sviluppare, di conoscere il mondo attraverso. Dopo si amplia il concetto, diventano leggermente più complessi, però la base è questa. Quindi in addestramento si deve sempre cercare di anticipare quello che il cane sta per fare o evitarlo, andando, costruendo situazioni, riproducendo situazioni che comportano quel comportamento, quindi creando una fase preappetitiva, e nel momento in cui il cane sta per direzionare in modo diverso la sua attenzione, il suo appetito. E allora insegneremo con il tempo a seguire noi per capire come comportarsi. E questo lo facciamo sia attraverso dando una scelta di via positiva, sia dando una scelta di via negativa. Su certe cose dobbiamo lavorare perché sia ininfluente. Esempio, i rumori. Si lavorano spesso e volentieri in assuefazione. Perché? Perché un rumore che è molto frequente, si ripete, non succede niente, il cane dopo rimane ininfluente. I fuochi d'artificio sono un problema perché? Perché non è un rumore continuo, è difficilmente localizzabile, quindi il cane non riesce a capire bene, allora diventa un problema, perché appunto non riesce a localizzarlo, a comprenderlo appieno. Se noi lo associamo, lo sparo, le botte forti, i rumori forti in positivo, quindi il cane si aspetterà sempre un qualcosa di buono. Questi problemi non nascono, se sono nati possiamo andarli a curare. Okay. Questo è quello che ti serve per capire veramente come approcciare il cane e come andare a interagirci in modo più corretto e più comprensibile per lui. Ovviamente anche da parte del proprietario, non solamente dell'addestratore. Ovviamente, questo succede fra cani, figurati se non deve succedere tra proprietario e padrone e cane. E logicamente non è che questo è un modo di interagire con il cane. Io te lo spiego, però tu lo applichi, anche non conoscendolo, lo stai applicando, perché questo è il modo in cui ragiona il cane. Questa è scienza, non è opinione o quant'altro, capito? Quali problematiche si possono risolvere con un rinforzo positivo, con un rinforzo negativo? Allora, di svariate problematiche. L'importante qual è? Che il cane bisogna farlo ragionare e fargli capire dov'è che è l'errore e dov'è il giusto. Quindi il positivo e il negativo vanno dosati, utilizzati a seconda delle caratteristiche fisiche, caratteriali del cane e a seconda di quello che è la problematica, perché io tutto risolvo in questo modo fondamentalmente, dal cane che tira il guinzaglio al cane che morde le persone, il concetto di base è lo stesso,
perché le associazioni negative sono inibitorie di comportamenti. Quindi se io so che quella cosa porta a una cosa negativa, smetterò di farla. Soprattutto se mi viene nel contempo spiegato che quest'altra scelta porta a situazioni positive. Esempio, se il cane insegue una lepre e la vede a 50 metri, parte la lepre e scappa, la vede a 50 metri, parte la lepre, prima o poi, alimentato dalla fame e tutto quanto, ora si parla un pochino dello stato brado, prima o poi il cane dirà ok, cambiamo strategia. Perché? Perché ha avuto delle associazioni negative. Questo comportamento mi ha portato che la lepre è scappata, io non ho mangiato. Provo così, fa una caccia d'agguato, riesce a catturare la lepre, ha l'associazione positiva e dice ok, questo tipo di animale, questo tipo di situazione la risolvo in questo modo. È un'associazione, il cane ha lavorato su tutti e tre i schemi mentali, quindi l'appetitivo ha visto la lepre, il consumativo ha provato a inseguirla, il risolutivo non ha risolto niente, quindi associazione negativa. Mi sono appetitivo, ok, ho visto la lepre, ho cambiato strategia, quindi il consumativo è cambiato andando a lavorare su una caccia d'agguato, mi sono nascosto, ho fatto l'agguato, ho catturato la lepre, ho risolto il problema, associazione positiva. Questo è il loro processo di apprendimento, di risoluzione dei problemi, di comunicazione con gli altri. Toelettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toelettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toelettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toelettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toelettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, in via Corinti Corinto a Castiglion Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, l'ecografia, la chirurgia, ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate. Per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglion Fiorentino, con telefono 0575 658484 per le urgenze 335 60 25 371. In questa stagione abbiamo un nuovo ospite per scoprire il mondo della toelettatura. Ecco, innanzitutto raccontaci un po' cos'è questo mondo. Ah, il mondo è un mondo bellissimo, è stato il sogno della mia vita, mi ha gonfiato il cuore e continuo a farlo. Io la sera vado a casa, non mi servono gli antidepressivi alla mia tarda età, ma il ricordo di quello che ho fatto. Allora, il mondo della toelettatura ovviamente riguarda il benessere e l'igiene del cane. Abbiamo fatto una grossa esperienza prima di aprire questa attività, è un'esperienza che è durata quasi 2 anni, in giro sia per l'Italia che all'estero, per avere l'esperienza tale per poi trasferirla in Arezzo. Quindi una montagna di corsi, di esperienze varie. E non contento di questo, abbiamo anche studiato per quasi 3 anni, alternando lavoro e studio, e per quanto riguarda conoscere la psiche del cane, come si comporta, come il cane ci manda dei messaggi, diciamo tra virgolette, imparare noi stessi a essere cani, e questa non è una cosa esagerata, bisogna capirli in modo che loro poi
possano dirci qualche cosa e andarli a maneggiare, toccare con, in un modo tale che non crei stress. Ecco, infatti, come ci si approccia al cane? Allora, con il cane ci si approccia sempre in modo molto gentile e ci sono delle tecniche che abbiamo imparato che sono quelle di non andare frontalmente, quindi parliamo della nostra postura e mettere in moto tutta una serie di situazioni in modo che il cane capisca di essere in un mondo amico e non sbagliare, diciamo, nel toccarlo. Adesso bisognerebbe sintetizzare questo, ma diciamo che è come avere un bambino che se lo prendi delicatamente per mano lo porti dove vuoi, se lo strattoni il bambino si mette a piangere ed è finito tutto. Il cane deve uscire di qui con un'esperienza che sia positiva, perché se tu traumatizzi, specialmente le prime volte, un cagnolino con modi scorretti, lui se li porterà avanti per tutta la vita come un trauma. Ecco, sicuramente può esserci un'ansia sia nel cane ma soprattutto nel proprietario. Sì. Allora, noi organizziamo a questo scopo anche delle puppy class, cioè delle classi di 4-5 cagnolini dove io stesso, che sono educatore coadiuvato da altri, insegniamo al proprietario come andare a manipolare il cane e soprattutto relazionarsi con lui. Importante che il proprietario crei una relazione amichevole, piacevole e mai, diciamo, di sopraffazione. Questo ci aiuta molto poi a portarlo in questo ambiente, che è l'ambiente della toilettatura vera e propria, e dobbiamo abituare il cane a capire che questo è un mondo amico per lui. Io continuo a dire mondo amico, parlare di amore per i cani, ma questo è il carburante del nostro lavoro. Il cane deve essere maneggiato, a differenza di altre professioni che hanno a che fare con la fisicità del cane, deve essere maneggiato per lungo tempo, un'ora e mezza, due ore, a volte anche tre ore. Quindi bagno, spazzolatura, risciacquo, acqua, poi messo sopra un tavolo dove lui si gira a guardare l'esterno per vedere se qualcuno lo può, tra virgolette, salvare da questa tortura. Sta a noi fargli capire che è una cosa normale e che andrà ripetuta nel corso della sua vita. E farglielo capire con dolcezza, ma con determinazione. Un proprietario invece come deve comportarsi una volta varcata quella porta? Il proprietario dovrebbe avere, diciamo, un modo di disponibilità con il suo cane, affidarsi a noi, visto che la professione ci obbliga a essere gentile con il cane. E può assistere la prima volta sia al bagno che alla toilettatura vera e propria. In questo modo si può rendere conto di come lavoriamo sul suo cane, ma alcune operazioni le può imparare per poi andarle a riportare nel suo ambiente. Quindi gli insegneremo la tecnica corretta di lavare il cane, di asciugarlo ed eventualmente andarlo poi sul tavolo a pettinare o a spazzolare nel modo corretto. Ecco, c'è anche una grooming school qua all'interno, cosa è? Allora, la grooming school nasce dalla richiesta di diversi giovani come Benedetta, i quali dicono: noi non possiamo aprire un negozio di toilettatura in autonomia senza conoscere questo mondo. Allora, organizziamo dei corsi a 360 gradi. Tutto questo percorso non si limita soltanto alla tecnica di taglio o di bagno del cane, ma gli va insegnato tutto ciò che riguarda il rapporto con i cani. La Grooming School organizza appunto qui all'interno un corso di 5 settimane o poco più, in modo che questi ragazzi abbiano l'apprendimento corretto per aprire in autonomia completa la loro toilettatura. Successivamente all'apertura loro possono sempre fare riferimento a noi per problemi sopraggiunti durante le attività in autonomia. Bentornati allo spazio dedicato alle adozioni, come sempre siamo al canile comunale gestito dall'EMPA, oggi per conoscere Zico. Ecco, chi è Zico? Zico è un meticcio taglia piccola,
veramente piccola, sarà all'incirca sui 6 kg Zico, ed è veramente l'ultimo entrato nella grande famiglia del canile comunale. È entrato 20 giorni fa, e è un cagnolino molto tranquillo, un po' pauroso, ma essendo un meticcio pincher è normale. E lui è veramente adatto ad una vita di appartamento e vicino al suo proprietario, perché sono cani che soffrono molto la solitudine e quindi è ideale anche per persone che hanno tempo di stare a casa, non è impegnativo perché è un cane di taglia piccola e sa dare tanto amore. Ancora è un po' timoroso perché è una delle prime volte che esce dal canile, da quando è arrivato, quindi è un po' timoroso. Però ecco, vi assicuro che è un cagnolino che potrà dare tanta tanta soddisfazione. Qual è la sua storia? Lui è stato trovato randagio nelle zone centrali di Arezzo, nelle vie del centro. Una ragazza con un altro cane, una femmina, è riuscita ad avvicinarlo, perché lui gli piace tantissimo stare insieme agli altri cani a giocare, e ci ha contattato, siamo andati a prenderlo, non aveva microchip ed è entrato qui da noi. Ora è microchippato, è vaccinato, è stato testato per la leishmania, è negativo e è pronto per essere adottato. Va d'accordo con gli altri animali? Sì, Zico divide il suo box con un altro maschietto e un'altra femminuccia, quindi non ha nessun problema a stare con altri cani, né maschi né femmine. Per oggi è tutto, l'appuntamento come sempre è alla prossima puntata. Cronache Bestiali, una trasmissione realizzata con il contributo di Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi in via Corinti Corinto a Castiglione Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, l'ecografia, la chirurgia ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate. Per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglione Fiorentino, con telefono 0575 658484 per le urgenze 335 60 25 371. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarlo ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Toelettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toelettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toelettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toelettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toelettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo. Oh!